Gli ebrei di Budapest sono definitivamente in trappola. Chi è su questo libro ha ancora una speranza. Grazie ai passaporti collettivi e alle case rifugio, oltre 100.000 ebrei sopravvivono. Aumentano le resistenze. Eichmann è sotto pressione e teme per la propria vita. Avevo l'impressione che fosse in preda al terrore. Teneva l'elmetto e la pistola sul tavolo e aveva anche un tic. Stirava le labbra o roba del genere. Era chiaramente un segnale di grande nervosismo. Ha paura del futuro. Quando qualcuno lo fotografava, montava su tutte le furie. Strappava via il rullino dalla macchina fotografica. Oppure pagava per averla, per poi distruggerla. Sapeva che prima o poi gli avrebbero dato la caccia. La sua paura è giustificata. Alcuni cercano di difendersi. Volevamo assassinare Eichmann con un attentato suicida, sacrificando la nostra stessa vita. Morire con onore e uccidere Eichmann, questo era il nostro obiettivo. L'attentato dinamitardo contro Eichmann viene revocato all'ultimo momento per paura di rappresaglie contro gli ebrei di Budapest. Atto finale di una tragedia. I bombardieri alleati distruggono le linee ferroviarie in Ungheria. Mancano i treni, così Eichmann manda a piedi in Austria oltre 50.000 ebrei di Budapest. Impiego di manodopera. Più i russi si avvicinavano, più le guardie si innervosivano. Ci eravamo messi in cammino, ma eravamo ancora vicini a Budapest. Vidi con i miei occhi gente stanca o che non andava abbastanza veloce venire fucilata sul posto. Era una corsa contro la morte. La morte viene da un maestro della Germania a cui piace suonare il violino. E così gli uomini di Eichmann chiamano il loro capo, maestro. Una volta un giovane sottotenente gli chiese: tenente colonnello, quanti? E lui: più di 5. Tutti avevano capito che Eichmann intendeva dire più di 5 milioni. Cosa accadrà quando, dopo la guerra, il mondo chiederà notizia di quei 5 milioni di persone? Al che l'altro: 100 morti sono una catastrofe. 1 milione di morti è una statistica. Dovevo organizzare quei trasferimenti perché così mi era stato ordinato. Sapevo che una parte di quelle persone sarebbe stata uccisa nei lager. Questo lo devo ammettere. Eichmann conosce tutta la verità. Già durante la guerra l'aveva rivelata. 4 milioni uccisi nei campi di sterminio. 2 milioni uccisi dai reparti operativi e dalle epidemie nei campi di concentramento. E in tutto fanno 6 milioni. Dicembre del 44, l'Armata Rossa a Budapest. Il giorno della vigilia di Natale, Eichmann fugge dalla città. Ultimi mesi di guerra. Regione dell'Ausse. Estremo rifugio per i capi delle SS. Tra le montagne della patria austriaca, Eichmann vuole opporre resistenza fino alla fine, come un capo dei partigiani. Il suo superiore, Kaltenbrunner, non vuole avere più niente a che fare con lui. Si lamentava con me per il fatto che Kaltenbrunner non lo avesse ricevuto.
e che avesse incaricato il suo aiutante di dargli un rotolo di sovrane e di sterline d'oro inglesi. E lui: me ne infischio, non voglio denaro, ce l'ho già. Voglio ordini. Voglio sapere cosa devo fare. Non ci sono ordini. Eichmann è disorientato. Deve scomparire, gli dicono i vecchi camerati. Eichmann, un rischio per la sicurezza. Fugge, ma viene catturato dai soldati americani e scompare nel mare di prigionieri di guerra. Uno tra milioni. Nessuno lo riconosce. Ma ha paura di essere smascherato. Pensa al suicidio, ma poi decide di fuggire. Nuova vita, nuova identità. Bart, Eichmann, Henninger. Lo zar degli ebrei ora è un taglialegna, ora un allevatore di galline. Al processo di Norimberga, i documenti e le dichiarazioni dimostrano la sua colpevolezza. Inizia la caccia a Eichmann. Lui fugge. Il passaporto glielo procura. 2 settembre 1945. La guerra è finita. 50 milioni di morti, di cui 6 milioni di ebrei assassinati. I leader nazisti vengono catturati, ma un nome ascende ai primi posti della lista dei maggiori ricercati. Adolf Eichmann, l'ufficiale delle SS accusato di aver pianificato la soluzione finale della questione ebraica. I servizi segreti israeliani impiegheranno 15 anni per rintracciarlo nel suo nascondiglio in Argentina. L'11 maggio del 1960, un uomo che vive con il nome di Ricardo Clement viene rapito e condotto in un alloggio sicuro a Buenos Aires per essere interrogato. Qual è il suo nome? Il suo nome? Qual è il suo numero nelle SS? Il suo nome? Lo dica! Lo dica! Il mio nome è Adolf Eichmann. Con la cattura dell'uomo, responsabile della messa in atto della soluzione finale del problema ebraico, avete compiuto qualcosa di straordinario. Dire al mondo, no, mostrare al mondo ciò che i nazisti hanno inflitto. Mostrare al mondo ciò che i nazisti hanno inflitto al popolo ebraico. Usiamo la televisione per farlo, usiamo la televisione per farlo. Solo la televisione può farlo. Nell'accordare il permesso alla Capital Cities di riprendere il processo ad Eichmann sul suolo israeliano, diventerete parte del più importante evento televisivo della storia, passata, presente e... sì, perché no, futura. Buenos Aires 1950, la sua nuova patria. Adolf Eichmann ora si chiama Ricardo Clement. Abbandona la metropoli, si ritira in campagna dove riesce a nascondersi più facilmente. Nella sua nuova attività si rivela un vero fallimento. Idrologo. Non era abbastanza preciso e avevo la sensazione che quando si trattava di misurare il livello dell'acqua o di raccogliere dati, gli mancava proprio il senso dell'organizzazione. Un nuovo Eichmann rompe con il passato, vuole dimenticare. Auch mit irgendwelchen... Quando gli facevamo domande specifiche sul suo passato, lui non rispondeva e il suo volto non cambiava espressione. Eichmann viene licenziato. Ancora una volta si mette a cercare una nuova occupazione. Allevatore di conigli, proprietario di una lavanderia, operaio. Dalla campagna, Ricardo Clement ritorna a Buenos Aires, dove conduce per anni una vita tranquilla. Sua moglie e i suoi figli portano ancora il cognome Eichmann. Poi un ebreo fornisce un indizio decisivo. I servizi segreti israeliani inviano un agente. Andai a Chacabuco il giorno seguente per studiare la casa e vedere chi ci abitava. Capii subito che la casa era vuota. Gli imbianchini stavano ridipingendo i muri. E anche se quella era stata la dimora di Eichmann, lui se n'era andato. Una vera sfortuna per l'agente del Mossad.
Eichmann se n'era andato solo da 2 settimane. Zvia Roni, nato a Francoforte sull'Oder, è sulle tracce di Eichmann. Domande senza risposta, pista sbagliata, poi la svolta. Un vicino sa dove vive adesso il tedesco. Nel quartiere di San Fernando, via Garibaldi. Aroni studia la casa. Tutto coincide, età, altezza, aspetto generale. L'agente è sicuro, deve essere per forza Eichmann. Manda un messaggio a Tel Aviv. Ritengo che dobbiamo passare alla seconda fase dell'operazione. Manca un solo elemento, l'ultima prova, una foto. Spiegai a un agente locale come usare una macchina fotografica, di quelle che si tengono in valigetta. Quando vidi che aveva imparato e che ce la poteva fare, andammo in macchina a casa di Eichmann una domenica mattina e ci appostammo ad una distanza di 200-300 metri. Ad un certo punto Eichmann uscì di casa e si diresse verso la rimessa. Volevo fotografarlo nel cortile. Così il nostro uomo lo raggiunse e scattò 4 foto fantastiche. La nostra intenzione era quella di catturare Eichmann, non di ucciderlo, e di portarlo in Israele per processarlo. Aprile 1960, operazione Eichmann. Un reparto del Mossad, composto da 11 agenti, atterra a Buenos Aires. Nei caffè e nei ristoranti si fanno gli ultimi preparativi. Mezzi per la fuga, passaporti falsi, una casa rifugio. Un'operazione rischiosa sul territorio straniero. Eichmann non sospetta nulla. Il primo giorno, tornando a Buenos Aires, lo vedemmo per puro caso, alle 8:15 di sera, mentre percorreva a piedi i 300-400 metri dalla stazione dell'autobus a casa. Da allora ci appostammo tutte le sere, a turno. Ogni sera arrivava con lo stesso autobus. Così decidemmo che quello era il punto migliore per catturarlo, proprio davanti a casa sua. Via Garibaldi, 11 maggio 1960. Alle 8:20 mi ero appostato in una strada laterale, dove passavo ogni sera per tornare a casa. Parcheggiai la macchina. L'autobus arrivò come ogni sera, ma non si fermò. Per 7 giorni, ogni sera era arrivato puntuale, ma stavolta non c'era. Quindici minuti dopo, un altro autobus. Aroni lo vide per primo. Notò che Eichmann teneva una mano in tasca e temeva che potesse avere una pistola. Quando passò accanto alla macchina fu Zvika a fermarlo. Volevamo parlare con lui prima di arrestarlo. Momentito, signore. Ad un certo punto Zvika lo afferrò e i due rotolarono in un fosso a pochi metri dalla macchina. Poi Eichmann iniziò a urlare. Gridava all'incirca in questo modo. Più o meno così. Poi chiamai Rafi. Lui se ne stava ancora seduto dietro in macchina. Gli dissi: vai, aiutali. Non c'è più bisogno che ti nascondi. Lo trascinarono via dal fossato in 3 e lo spinsero in macchina. Un caffè a Buenos Aires. Impaziente il capo del Mossad, il Sir Harel, attende notizie. Era già mezzanotte, quando all'improvviso comparvero 2 uomini. Facevano parte della squadra.
Erano stanchi, sporchi, estenuati, ma i loro volti erano raggianti di felicità. Allora capii.